Bondi! Arriva con me un ospite super speciale, Mr. Man! Bella ragazzo! Cosa possiamo fare di così reggiano? Secondo me, erbazzone! Detto anche scarpasotto! Dobbiamo dire gli ingredienti? Vai. Per il ripieno avremo bisogno di 1,5 kg di bietola, 120 g di cipolla tritata, 1 spicchio d'aglio, 30 g di lardo, 60 g di burro, 150 g di parmigiano reggiano grattugiato, 20 g di pan grattato. Per la pasta invece 200 g di farina 00, 15 g di strutto, 2 cucchiai di olio di semi, acqua tiepida e il temutissimo sale quanto basta! Ottimo. Ora vanno lavate. Sapone, devi massaggiarle sotto le ascelle. No! Ora bisognerà tagliare 1,5 kg di bietole! Allora, si taglia il culo. La schiuma. Vanno divise le coste dal verde. Dai, c'è il sapone, c'è il sapone. Alta qualità. Ottimo, Mr. Man. Vanno buttate prima le parti bianche perché cuociono in più tempo. No! Ora bisogna tritare tutto. Ti vedo sculettare da dietro. Perfetto, fa parte proprio della ricetta, ragazzi. Quando diventano tipo molli così. Ora, butta quelle qua. 10 minuti che bolle la costa. Bisogna buttare quella verde. Ricordatevi di mescolare. Ora ci vuole uno spicchio d'aglio tritato, che lo butteremo in mezzo alla cipolla. Quando la bietola sembrerà quell'avanzo di insalata che ti rimane nel lavandino, scolatela. Ah, scotta. Lasciate raffreddare prima. E poi andrebbe strizzata. Però da preparare l'impasto. Backstage. Ora bisognerà fare il soffritto. Ecco. Lo strutto fa bene perché lubrifica le arterie. Aggiungi aglio e cipolle tritate. Tutto. Spremi tutto, Ma quando vi siete rotti di far cuocere soffritto. Senti come scoppiata quella. 153. Ok, ora chiudere e lasciare così per 15 minuti. Ci vogliono 200 g di farina, 15 g di strutto, 2 cucchiai di olio di semi, sale così. Oddio! Mi sono spaventato. Bisogna fare la pallina e lasciarla riposare mezz'ora. Cioè mezz'ora, cioè il tempo che ci pare. Dopo un quarto d'ora che cuoce spegnerà. Basta. Rigamare bene il composto. A freddo aggiungere il parmigiano e mescolare. Io non lo mangio più. Ma c'era scritto, scusami, eh? Il parmigiano. No, va messo dopo. Cioè, è fine. A freddo. L'abbiamo messo a riposare. Noi andiamo a mangiare una pizza. Come on. Andiamo. No, buon appetito, ci vediamo dopo. E ora dopo la pizza bisognerà stendere la pasta. E pasta. E pasta. La divido in due per fare la base e la parte alta. Quando è tutto tiepido va aggiunto il pan grattato. Era 150 g di pan grattato. È sabbioso.
Sembra un cuore. Oh, per San Valentino. Sei romantico. In realtà. No, metti via quel lavoro lì. Mi sembra. Oh, cioè, perché lo devi amare? Cioè, va amato, se tu non lo ami, lui non cresce. Bisognerà farci tipo il risvoltino come nei film. Però proprio. Cioè, o mettiamo lo strutto, proviamo. Proprio spalmato, secondo me, no? Ora va messo in forno a 180 gradi per 25-30 minuti. Vai, Mr. Meme, metti dentro quell'erbazzone e vai. Dai, non è brutto. Ah, sembra anche carino, mezzo per. Eccolo! Dopo 6 ore, ragazzi. 6 ore per fare questa cosa qua. Beh, aspetta, guarda che a parte tutto, cioè, non è poi così brutto. Mi sono distratto 2 minuti, cioè Mr. Meme che mi ha tagliato tutte le tazzone, ma avevo già fame. Sì, ma me l'ha sbriciolata, me l'hai guarda, ma ti... ci sto, sai che è buono. Fa cagare. Cioè, non c'è l'erbazzone peggiore che abbia mai mangiato. Abbiamo messo troppo sapore all'inizio. Probabilmente non lo rifaremo mai più, perché 6 ore non lo rifaremo. Però potremmo continuare la serie con altre ricette. Non si dice il prossimo? Vedremo, io perché non lo sappiamo. Si dice il prossimo. Questo erbazzone va giù. Possiamo mangiarlo al contrario. Mamma. Voglio ritornare a casa, per favore. Nonno, vieni che ti faccio assaggiare il nostro erbazzone. Non ti piace? Ma è vero, sa di erbazzone.